Se la sensazione dopo l'Europeo 2022 era che l'Italia fosse in qualche modo rimasta ancorata al 2019, l'amichevole di oggi col Brasile non fa che acuire questa sensazione e usciamo con una sconfitta per 1-0 che di fatto ci deve far fare tante, tantissime domande. Partiamo velocemente con le formazioni. Siamo scesi in campo col 3-5-2, Bottin, Filangieri, Lenzini in difesa davanti a Giuliani, Bergamaschi, Cernoia, Rosucci, Gregi, Galli a comporre il centrocampo. Campo, Giacinti e Caruso in attacco. 4-4-2 invece per il Brasile di Pia Sundhage, Letizia tra i pali, Chamire, Scatellin, Tainara, Antonia in difesa, Adriana, Giuda, Ari, Gijaise a centrocampo, Kerolin e Beatriz invece a comporre il duo d'attacco. Una partita che ha visto l'Azzurra cercare di prendere in mano la partita nei primi minuti, però all'11esimo le occasioni hanno cominciato per il Brasile, il rischio di Giuliani in area, ma non ne approfittano le avversarie. Poi di fatto la partita resta abbastanza attiva. Il Brasile ci prova al 16esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo da sinistra. Colpo di testa prima di Ari presso il dischetto. Nell'area di porta colpisce di testa Jaise. Giuliani alza in angolo con un bellissimo colpo di reni. Al 28esimo sul lancio dalla tre quarti difensiva del Brasile, Filangieri cerca di contrastare Kerolin, che però le tocca il pallone, approfittando anche dell'uscita di Giuliani per andare appunto a contrastare questa sfera. Il pallone termina largo sulla destra, ma è stato un brutto rischio corso dalle azzurre, che poi al 31esimo hanno una buona occasione, ma Giacinti calcia addosso al portiere. Bravo il portiere comunque Letizia ad uscire, a ostacolare la nostra attaccante. Al 40esimo le brasiliane regalano un calcio d'angolo che però non porta ad alcun esito. Al 43esimo è lanciata a rete, Jaise riesce a chiuderla in qualche modo la difesa azzurra e sostanzialmente il primo tempo si può dire concluso qui. Vengono effettuati alcuni cambi. Durante rimpiazza Giuliani al primo minuto, così come Ludmila da Silva fa lo stesso con Beatriz e Duda, la numero 7, con l'altra Duda, la numero 14. Al minuto 47 va in vantaggio il Brasile, segna Adriana. C'è una situazione di cross dal centro-destra della tre quarti. In area Adriana controlla, spalla alla porta, palleggia, si gira sul destro e spedisce una bordata alla sinistra di Durante che vola, ma non può sostanzialmente fare nulla. Se almeno nel primo tempo l'Italia aveva provato a proporre gioco, nella ripresa fatica anche. Questo più o meno è il copione che avevamo visto al Mondiale, esattamente lo stesso copione di Italia-Brasile, con l'Italia più pericolosa però nel 2019 rispetto al 2022, e questo ci deve far riflettere tantissimo. E poi sostanzialmente entra nel tabellino i cambi. Al 61esimo c'è un sinistro sul fondo di Boattin dal limite dell'area, strozza troppo la conclusione, il Brasile ci prova con le ripartenze, quindi anche fisicità e velocità, ma dell'analisi poi ne parliamo sostanzialmente dopo. L'Italia prova con i cambi, Cantore per Gregi al 63esimo, poi verrà ammonita Caruso al 66esimo, al 69esimo destro di Duda dopo che un pallone in area azzurra viene rinviato male, bella respinta però di Durante che vola alla sua sinistra e mette la sfera in calcio d'angolo. Al 71esimo Polli rimpiazza Galli e Ionna fa lo stesso con Valentina Giacinti. Al 77esimo angolo da sinistra di Ari che viene spazzato però nell'area di porta da Galli, ma poco prima colpo di testa di Chainara su angolo da destra e pallone alto sopra la traversa. Il Brasile ci prova con Ana Vitoria che rimpiazza Adriana al 78esimo. Al 79esimo cross di Jaise da destra, non ci arriva nessuna sul fronte opposto, prende un buon calcio di punizione sulla tre quarti di Cantore che però non dà praticamente esito, entra Yaya per Ari nel Brasile. Nel finale ci provano le azzurre con Cafferata per Cernoia all'88esimo, le idee sono poche, Loren rimpiazza Jaise al 90esimo, le ultime occasioni sostanzialmente sono queste. Al 91esimo calcio di punizione dalla destra della tre quarti di Ion, respinge Letizia in uscita con i pugni che poi smalaccerà al 92esimo un cross da destra delle azzurre. Italia 0 Brasile 1, insomma il Brasile ha avuto le sue occasioni, ha dominato, ha potuto quasi vincere questa partita. È stata una bella sfida sostanzialmente giocata dalle brasiliane, noi invece non pervenute in alcun modo se non nel primo tempo, in quelle due o tre occasioni che siamo riusciti a costruire. Abbiamo tenuto bene il campo nel primo tempo, abbiamo faticato con fisicità e velocità quanto possibile, abbiamo rimediato di mestiere, queste sono state le buone notizie. Abbiamo anche generalmente rischiato poco, abbiamo costruito poco, ma se questo era il commento del primo tempo, che era comunque positivo, beh, nel secondo tempo, decisamente no, insomma, non possiamo essere soddisfatti di questa partita. Il Brasile ha fatto quello che voleva e noi siamo rimasti al 2019 e qui dobbiamo farci delle idee. Non abbiamo avuto idee e soluzioni offensive, abbiamo poca fiducia anche nelle leve che avremmo, nelle giocatrici che potremmo utilizzare sinceramente, quindi questo è sostanzialmente.
imbarazzante da parte nostra. Noi non abbiamo un'idea di gioco, abbiamo un'idea di formazione, sì, però non abbiamo fiducia nelle nuove leve e qualcuna sicuramente si sente arrivata. E poi questo si riflette ovviamente sulle nostre prestazioni. Italia-Brasile 0-1, decide Adriana al secondo della ripresa, così il riassunto dell'amichevole dal Ferraris di Genova, bella cornice di pubblico per l'Italia, l'unica notizia buona.